Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Leon e siamo qui oggi per continuare a uscire fuori di qui. Non mi ricordavo che uscendo da questa zona, stavo già andando al prossimo punto della nostra tappa per questa avventura, però non mi ricordavo che uscendo da questa zona avrei ricevuto una chiamata di Papyrus. Odi! Se chi è, se non il mio buon amico che crede in me? Qui è Papyrus, il tuo, lo stesso, amico. Alphys e io abbiamo finito il nostro allenamento velocemente. Veramente, in modo veramente veloce. Veramente presto, quindi io l'ho mandata a casa. Molto a casa. Ora, io mi sento forte e per nessuna apparente ragione, tu dovresti andare anche tu lì. Da lei, al laboratorio, casa. Io sono moni. Senza, ho sentito buone sensazioni a proposito di questo. Arrivederci. Ok, quindi andiamo lì. Ci stavo andando già per conto mio, però va bene, a sto punto lo faccio in diretta. Ah, giusto per dire. Gerson non ha ancora cambiato il dialogo a proposito del re. E lo cambierà in futuro, spero. Comunque, quindi andiamo all'Hotland. Ok, Hotland, va bene. Seguiamo il consiglio di Papyrus. Però salviamo prima perché è importante. Ho sentito che Asgore ha un cibo preferito. Sì, è la torta di Toriel, la sua ex moglie. Anche Asgore è un personaggio che in teoria meriterebbe un approfondimento. Però credo che nella serie, negli episodi normali, già credo di farcela approfondirlo. Ok, salviamo. Andiamo nel laboratorio, infatti adesso, se mi ricordo bene, si può entrare. Ok. Perfetto, siamo nel laboratorio. Vediamo un pochettino gli oggetti, siamo pieni. Ok, siamo in cibo. Non perché c'è qualche strana boss fight, ma perché semplicemente mi ci tenevo. E prima di entrare là dentro e leggere il bigliettino, io vado qua sopra perché c'è una cosa importante. Se andiamo qui, sembra che Metaton è sotto riparazione. E quindi è importante. Adesso vediamo un attimino una cosa. No, non fa più quel bug. Sì, non fa più quel bug che faceva nella prima versione del gioco in cui il testo se ne andava tipo a destra. Però, ok. Adesso leggiamo il bigliettino. Volevo far vedere Metaton. È una nota da Alphys. Leggerla. È difficile da leggere perché. A causa di essere scritta a mano, ma tu provi il tuo meglio. Vi ricorda qualcosa la scrittura a mano? Forse. Forse vi ricorda qualcosa, ma va bene. Ehi, grazie per il tuo aiuto qui. Voi ragazzi, voi mi date veramente. Il vostro supporto significa veramente un sacco per me, ma per quanto può essere difficile da dire. Voi ragazzi non potete far andare via magicamente da soli i miei problemi non potete far andare magicamente da soli i miei problemi. Io voglio essere una persona migliore. Io non voglio essere dispiaciuto di nuovo. Per quello che per far apparire e per far succedere ciò, io devo essere capace di affrontare i miei errori. E lo inizierò da fare. Inizierò a fare da ora. Io voglio essere chiara. Questo non è il problema di nessuno se non il mio. Ma se tu non mi sentirete di nuovo ancora, voglio che voi conosciate la verità. Entrate nella porta nord di questa nota. Tutto quello che alla fine dovreste conoscere che io ho fatto. È tutto quello che lei ha scritto. Andiamo qui a nord. E non è il bagno, come lei ci aveva detto. È un segnale di bagno. Non è il bagno, come lei ci aveva detto. C'è un ascensore. Attenzione, attenzione. L'elevatore sta perdendo potenza. Il tether ha perso la stabilità. L'altitudine sta calando. Benvenuti nel vero
Laboratorio di Alphys. Entrata numero 1. Questo è il tempo. Questo è il tempo che Re mi ha chiesto. Che è il tempo di fare quello che Re mi ha chiesto di fare. Io creerò il potere che ci libererà tutti. Io rilascerò il potere delle anime. Entrata numero 2. La barriera è chiusa dal potere delle anime. Sfortunatamente questo potere non può essere ricreato artificialmente. Il potere delle anime può essere preso soltanto da co dalle cose che sono viventi. Quindi, per creare di più, noi dobbiamo usare quello che abbiamo ora. Le anime dei mostri. Alphys non è vero che non ha fatto nulla in questo periodo, oltre a creare Metator. Entrata numero 3. Ma l'estrazione di un'anima da un corp dal corpo di un mostro vivente richiederebbe un incredibile potere. Oltre a essere impraticabile, questo distruggerebbe anche l'host dell'anima, cioè il corpo dell'anima. Al contrario delle persistenti anime umane, le anime dei mostri scomparirebbero immediatamente alla morte. Se solo potessi fare un'anima di mostro alla fine. Entrata numero 5. Ce l'ho fatta. Usando i progetti, io l'ho estratto dalle anime umane. Io credo che questo è quello che dà loro il potere di persistere dopo la morte. Il volere di voler continuare a vivere, di cambiare il fatto. Noi chiamiamo questo potere, chiamo questo potere determinazione. Questo è un momento più importante di cui io mi tratterò di dare spiegazioni. Continuerò soltanto ad andare avanti e parleremo di tutto ciò che ha scritto Alphys alla fine, a tempo debito. Comunque, c'è una nota sul terreno. Tu non puoi leggere tutto. Elevatori perso potere. Entrare nella porta centrale. Questo è tutto quello che tu puoi leggere. Stanza del potere. Comprare patatine per 25 di oro? No, perché? Vabbè, c'è pagamento, non lo so. Sai, forse veniva più gente qui sotto. Entrata numero 6. Asgore ha chiesto a ognuno fuori dalla città per i mostri che sono. Ciao, moto! Per i mostri che sono fallen down, cioè caduti giù. Inteso come. Io l'ho descritto come stato comatoso la prima volta che ne abbiamo sentito parlare. E lo continuerò a descrivere in questo modo, quindi questo è tipo in un stato semicomatoso. I loro corpi arriveranno oggi. Loro dovrebbero essere ancora comatosi e presto si trasformeranno in polvere. Ma cosa successe? Io inietto determinazioni dentro di loro. Se le loro anime persisteranno dopo la loro morte, quindi la libertà dovrebbe essere più vicina di quanto noi pensiamo. Entrata numero 9. Le cose non stanno andando bene. Nessuno dei corpi si è trasformato in polvere, quindi io non posso prendere le anime. Io ho detto ai familiari che avranno indietro la polvere per i funerali. Le persone stanno cominciando a chiedermi che cosa sta succedendo. Cosa devo fare? È un tipo di tavolo d'operazione. Tipo bloccare. Cioè. Capisci cosa? Tu hai aperto il lavello. Tu hai aperto il lavello. Tu hai aperto il lavello. Drunier. Si avvicinano. A, B, C. Strano, eh? Check stat item cell. Cerchiamo. Nessun dato conosciuto. Ok, stiamo attenti agli attacchi. Questa è la zona più spooky, la potrei definire così, di tutto il gioco. Ma nessuno viene. Cellulare. Tu prendi il tuo cellulare. Tu puoi sentire le voci attraverso il ricevitore. Vieni, unisciti al divertimento.
Non è così difficile schivare questi. Ma nessuno viene. Memori ed A. Giuniamo. Tu sarai con noi velocemente. Ok, questa è veramente una zona. Io non posso parlare dei nemici. So cosa sono, però non posso parlare. Non so cosa. Non mi ricordo bene cosa devo fare qui. Possiamo rifiutare. Che peccato. Diventi una di noi. Divieni uno di noi. Ah, un danno l'ho preso. Vabbè, perché non è così facile. Sembra che non gli importa ancora. Tu hai vinto 0 XP e 0 di oro. C'è una chiave rossa nel lavandino. Tu la metti la porti e la metti nel tuo portachiavi. C'è una nota nel terreno. Tu non puoi leggerla tutta. Risucchia, fallo cadere. Questo è tutto quello che tu puoi leggere. Ovviamente te la vado io. Clic. La chiave rossa entra perfettamente nello slot. Allora, questo è il vero laboratorio di Alphys. È quello che sappiamo finora. Io cercherò di fare un pochettino. Raggrupperò le idee. Quello che sappiamo finora è che lui ha provato a iniettare determinazione direttamente nel corpo delle persone che stavano morendo. Ok. Qua c'è la porta rossa che si apre dopo aver attivato quell'oggetto. È data numero 12, l'ultima che avevo letto è tipo la 9. Nulla sta succedendo, io non so cosa fare. Io continuerò solo a iniettare ognuno con determinazione. Io voglio che questo funzioni. Data numero 13. Uno dei corpi ha aperto gli occhi. Non sembra andare bene per Alphys. C'è una ciotola di cibo ai cani vuota. Per cibo dai cani vuota. Sembra come un letto confortabile. Siederti sopra. Non mi sembra una buona idea, però se lo fate e rimaniamo qua per un po', succederanno cose speciali. Quindi alla fine Alphys stava nascondendo quello che Asgore gli ha chiesto di fare, di cercare un modo alternativo per ricreare il potere di liberare la barriera. È apparso un omino bianco. Si sta avvicinando la mano, sempre più vicina. Sempre più vicina. Sempre più vicina. E ci rimbocca le coperte. E due pacche sulla testa. E se ne va. Un momento di dolcezza anche in un laboratorio spettrale. Ok. È un letto. È un letto. C'è qualcosa sotto questa coperta. Cerca controllarlo, sì. C'è una chiave gialla. Gli altri diranno solo che è un letto. Volevo però controllarli tutti. Guardate, è un letto. 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 Ok. Vero laboratorio. Letti. No, devo leggere questo. È entrata numero 14. Ognuno che è caduto giù, che è entrato in modo comatoso, si è svegliato. Loro stanno tutti camminando attorno e parlando come se nulla è sbagliato. Io penso dove loro possono essere andati, non lo so. Cioè, l'orologio è rotto. È una pianta finta. Quindi lei ha iniettato determinazione. Quello che lei chiama determinazione. Sta venendo dagli umani. L'ha iniettata e l'ha messa nei mostri che erano entrati in questo stato comatoso. E che quindi si sono risvegliati. Ok, è stata una determinazione degli esseri umani. Quella che noi utilizziamo per salvare, cioè, ve lo voglio dire, però. Non viene spiegato, ma lo usiamo per salvare. È oggettivamente vero. Ogni volta che noi entriamo in un punto di salvataggio, ti dice: tu ti senti riempito con determinazione e ti fa salvare. Entrata numero 7. Noi necessitiamo di qualcosa che può contenere l'anima di un mostro quando i tempi verranno. Dopotutto, un mostro non può assorbire l'anima di altri mostri. Solo un umano, come un umano, può assorbire l'anima di un umano. Quindi. Perché non pensare a qualcosa che non è né umano né mostro? Entrata numero 10. Esperimenti sul vessel, su quello che dovrebbe contenere, sono un fallimento. Sembra non essere differente dai casi di controllo. Comunque, questo è inutile lavorare in ogni modo. I semi si stanno solo attaccando a te e non ti lasciano andare.
Un altro di questi strani esseri. Check. Ok, non si capisce nulla. So there note. Ok. Oddio. Anche la prima volta che l'ho visto mi sono detto tra me e me. Oddio. Mistifica. Tu fai qualcosa di misterioso. Riconosce che ha di più dai pari a questo mondo. Ok, oddio. Che cosa brutta è questa cosa? Peggio di Omega Flowey. Pulisci. Tu ti lavi le mani, nulla succede. L'ultima volta è l'ultima vista. Oddio, ok, quindi se mi metto qua. No, ah, vanno verso di me, perfetto. Prega. Tu ti ginocchi e preghi per la tua salvezza. Virgola ricorda la sua coscienza. Luke, guarda. Magari riconoscete qualcosa lì in mezzo alla schifezza che vediamo, però non lo so. Picon, tu prendi il Reaper Beard. Reaper, l'uccello tipo la morte, sembra ricordare qualcosa. Qualcuno ovviamente l'ha preso. Ribbit, ribbit, coraggio. Reaper Beard sembra placato. Spare. Tu hai vinto 0 XP e 0 di oro. Mangiamoci un junk food. Tu mangi junk food, i tuoi HP sono al massimo. Strani mostri qui intorno. C'è una nota sul terreno, tu non puoi leggerla, è tutto freddo. Questo è tutto quello che puoi leggere. È con qualche tipo di switch. C'è un colore blu, c'è uno slot di colore blu al centro. Ok. Penso che questo episodio durerà un po' più del solito, perché ci faremo tutto il true lab in questo episodio. Sì, faremo tutto il true lab in questo episodio. Ho deciso, quindi durerà un pochettino di più. Entrata numero 15. Sembra che come le ricerche sono un punto morto. Ma alla fine noi abbiamo ottenuto un happy ending da questo. Sembra. Io ho mandato indietro le anime da Asgore. Ritornate ai contenitori del giardino. E ho finalmente chiamato le famiglie e ho detto a loro che sono tutti a vivi. Io manderò ognuno indietro domani. Ok, quindi sembra che alla fine si stanno risolvendo per il meglio. Entrata numero 16. No, 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 no. Oh, forse no, 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 no. Ok. Qui dentro. C'è un tentacolo? No, niente tentacolo rape. No, vabbè. Ok, c'è una chiave verde che sta nel Magno, non mi ricordo il nome. Nella vasca. Tu la prendi e la metti nel tuo portachiavi. Ok. Un punto salvataggio? Va bene. Prima andiamo qua sopra. Oh, forse no. No, no, dai, andiamo qua sopra, dai. Entrata numero 4. Io ho cercato. Ho fatto ricerche. Ho cercato gli umani per vedere se io posso trovare qualche info a proposito delle loro anime. Ho finito trovando queste strane. Cercando attorno al castello. E ho trovato queste strane videocassette. Non mi sembra come se Asgore le ha guardate. E io penso che lui dovrebbe. Ci sono un bel po' di VHS, tipo di cassette. Sembrano, per la maggior parte, cartoni di qualche tipo. Loro sembrano per essere alfabetizzati. Salvo per poche appiccicose. Ok. C'è un VHS player con. Cioè, un lettore di videocassette con un po' di cassette messe fuori da esso, vicino a esso. Sembrano per essere. Se scritti in uno specifico ordine. Vuoi guardarne una? Guardiamo la prima. Psst. Gori, wake up! Che cos'è, caro? Perché tu hai quella videocamera? Shush! Io voglio prendere la tua reazione. Gori, caro. Qual è il mio vegetale favorito? Carote, giusto? No, no, no!
Il mio vegetale favorito è Edamom. Capita? Vai a letto, cara. No, no, non ancora. Ora, se io ero un cane, che tipo di cane sarei stato? Sei stata? Io non lo so. Miele, tesoro. Che tipo di cane saresti stata? Io sarei stata a Momerania. Tu sei di sicuro eccitata per avere questi bambini, questo bambino. Lo sai, se tu continui a fare giochi come questi, battute come queste, un giorno tu potresti essere una famosa commedian, a posto di commedian, oddio. Comunque, sto andando a letto. Ehi, vieni qui, Tori. Questa era divertente. Sono Asgore e Toriel. Comunque, se non avete capito. Lo so, ti sto solo rompendo le scatole. Buonanotte, caro. Sto solo scherzando. Buonanotte, tesoro. Oh, caro. Per favore. Comunque, è troppo buio qui per far uscire fuori il video. Quindi abbiamo appena visto Toriel e Asgore prima del bambino. Credo. Ok. Guardiamo la seconda. Ok, cara, sei tu pronta? Fai la tua faccia creepy. Ah! Oh, aspetta. Non avevo levato la lente di cattura, cioè quella che blocca le videocamere. Cosa? Tu non lo fai di nuovo? Dai, smettila di scherzare con me. Perché ha nominato il nome del mio personaggio? No comment. Ciao cara, sorridi per la camera. Questa volta ti ho preso io. Ho lasciato il blocco sopra, di proposito. Ora tu stai sorridendo per nessuna ragione. Cosa? Oh, sì, io ricordo. Noi abbiamo provato a fare la torta butterscotch per papà, giusto? La ricetta chiedeva un po' di cups of butter, ma noi abbiamo messo sì, butter cups invece. Sì, questi fiori l'hanno fatto diventare veramente malato. Mi sono sentito così male, noi abbiamo fatto veramente arrabbiare mamma. Io devo aver smesso di ridere come tu hai fatto. Comunque, dove sei andato con quelli? Ah? Spegni la camera? Ok. Tape 4. Non mi piace questa idea, cara. Cosa? No, io non. Grandi ragazzi non piangono. Sì, tu hai ragione. No, io non ho mai dubitato di te, cara, mai. Sì, noi saremo forti, noi libereremo ognuno. Vado a prendere quei fiori. Cara, puoi sentirmi? Noi vogliamo che tu ti alzi. Cara, tu devi stare determinata. O determinato. Determinato. Tu devi stare determinato. Perché? Ah, perché io sono abituato a considerare il mio personaggio maschio. Però quando parlo, quando gli do il nome, ogni volta lo considero femmina perché sono un pirra. Però comunque io sono abituato a considerarlo maschio. Comunque, considero maschio. Cara, tu devi stare determinato. Tu non puoi arrenderti. Tu sei il futuro di umani e mostri. Psst, cara, per favore, alzati. Non mi piace più questo piano. No. Io ho detto che non avrei mai dubitato di te. Sei giusto? Noi dobbiamo prenderne sei, giusto? E lo faremo insieme, giusto? Era l'ultima? Era l'ultima. Ne parleremo presto. C'è una nota sul terreno, tu non puoi leggerla tutto. Sotto le coperte, quelle tutte le puoi leggere.
Trick, la chiave gialla, entra perfettamente nello slot. Non è un punto salvataggio. Ah, è un altro di quei cosi. Ok. Odora di dolci limoni. Nimon Brit. Cal, tu chiami per un aiuto, ma nessuno viene. Benvenuto per il mio inferno speciale. Ok. Schivata per poco. Anche questa. Ci manca poco. Odora di limoni. Tu suoni un tono familiare. Il corpo di Lemon Bread si muove. Ma nessuno viene. Meglio schivare perché, ok, sono un. Se attacchi rock, che su due tipi attacchi, che è meglio schivare quelli. Flex, tu hai mosso le tue braccia. Tu hai fatto dei muscoli con le tue braccia. I Lemon Bread muscoli si mu i, i muscoli di Lemon Bread si muovono, ma nessuno viene. Ok, questa mi ha preso. Complimenti. Scream, tu hai chiamato, hai urlato, ma nessuno viene. Questo è quello che tutti fanno. Ok, non mi ricordo se era quella giusta a fare per concludere la battaglia. Ho preso dei danni stupidi. Anag, tu lasci essere Lemon Bread. Lemon Bread sembra ricordare qualcosa. Ho sentito questo prima. Ok. Muoversi piano piano e gli devo schivare con l'attacco. Può essere questo un addio? Sì, Spear. Tu hai vinto. Zeolipi e Zenon Oro. Item. Junk food. Tu hai già junk food, i tuoi capi sono al massimo. Questa strana macchina potrebbe ricordare qualcosa. DT Extraction Machine. Stato inattivo. Estrazione di DT. DT sta per determinazione. Macchina di estrazione e determinazione. Strano. Ok. È tipo freddo. Un freddo oggetto rettangolare. Click, la chiave verde entra perfettamente nello slot. Ok. Ancora freddo. Ok, non c'è nulla. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa qui? Sembra come sta respirando. Va bene, non vediamo nulla. Dobbiamo però, siamo riusciti ad arrivare alla fine della stanza, torniamo indietro. Magari dall'altro lato potremo trovare una risposta. Infine siamo andati solo a sinistra. Questo episodio è un po' più lungo, però è veramente importante. L'abbiamo già letto questo, sì, è stato numero 16, l'abbiamo già letta. Ok. Molto importante. Stavo capendo che Alphys ha fatto qualche errore dopo aver svegliato tutti. Che cavolo è successo? È entrato numero 11. Ora che ho fatto grande Metatron, lui non mi parlerà di uovo. Eccetto per chiedermi quando finirò il suo corpo. Ma io sarò triste se io finirò il suo corpo. Lui non necessiterà di me ancora. Quindi noi non saremo mai più amici ancora. Non da menzionare, ogni volta che io provo a lavorare su questo, io sono veramente sweetie, tipo dolce, cioè mi piace comunque lavorare su quello, credo. Va bene. C'è uno switch sul muro. Premerlo? Sì. Ma è leva il fumo che c'è nell'altra stanza. E crea un altro coso. Va bene. Cagnolone! È la Margamet. Che questo, teoricamente, è il nome di tutti questi nemici, però va bene. Amalgamet. Check. Amalgamet. Non è chiaro di quanti cani puoi contare. Oh, povero cane. Oddio mio, perché sei un cane che lancia missili? Va bene. Amalgamet sta guardando intento. Aspetta, Amalgamet è troppo lontano per accarezzarlo. Tu hai giusto accarezzato l'aria. Tutti i cani amano essere accarezzati, no? È la regola base. Abbiamo sconfitto tutti i cani così, praticamente. Sembra come odorare come un bel po' di cani.
Bico, quindi chiamano Charlie, tu chiami la tua mamma, ovviamente. Lui si è avvicinato a te, lasciando uno strano liquido da un orifizio. Che musica triste e inquietante, veramente. Amagamente è vicino, chiedo per affetto. Pet, tu hai accarezzato la Margaret, lui fa delle confusioni velocemente, quindi si calma e si addormenta su di te per un momento. Improvvisamente lui corre via e va vicino al muro, selvaggiamente, tipo. Ok, va bene. Quindi, ok. Perfetto. Ma Mariette sta tipo strisciando le sue claw, come si chiama, le sue zanne sul muro. Play, tu hai lanciato la tua arma nell'angolo della stanza. Mia Margaret la porta indietro, orgogliosamente. Tu ripeti il processo un po' di volte. Ora Margaret è veramente stanco. Lui si lascia andare. Lui lascia andare il suo corpo amorfo su di te. Ok. E comincia anche a muoversi in modo abbastanza, cioè convulso, comunque. Sta twitchando affezionatamente. Aspettiamolo, visto che dice, vabbè, tu hai carezzato l'amalgamate, lui comincia a generare della felicità, tipo. Ok, della felicità elettrostatica, la definirei io, però va bene. Visto che normalmente strofinando si genera quello. Le convulsioni dell'amalgamate si intensificano. Pet, tu hai fatto accarezzato decisamente. L'amalgamate sembra essere soddisfatto da tutto questo. Quali sono dei gatti? Endogeni è contento. Sper, tu hai vinto 0 XP e 0 di oro. Ok, va bene. Junk food, usiamolo. Meglio non rischiare, meglio non rischiare. Ok, quindi a lei ha costruito Metatron il corpo. Ovviamente noi sappiamo già che Metatron, a quanto pare, quando spiega, era un posto prima. Lo sapevamo già perché ve l'ho detto, era il cugino di Napstablook. Comunque, si è liberato anche questa zona. È andato numero 19. I familiari continuano a chiamarmi quando ognuno per sapere quando ognuno tornerà a casa. Che cosa devo dire? Io non risponderò più alle chiamate al telefono. È andato numero 20. Asgore mi ha lasciato 5 messaggi oggi. 4 a proposito di un libro SD. 4 a proposito che tutti stanno diventando arrabbiati. 1 a proposito della sua tazzina. Che lui ha trovato somigliare a me. Grazie, Asgore. È entrato numero 21. Io spendo tutto il mio tempo a Garbage Dump. Avete capito, la roba della spazzatura ora è il mio elemento. Vediamo se c'è altro. No, non c'è altro, quindi continuiamo qua. È un refrigeratore, è vuoto. Oddio, vabbè, io credo fosse a caso, però ok. È così freddo. Check, Amalgamet, attacco meno 12, difesa meno 5. Sembra come se sta perdendo se stesso. Snowy. Sam. Jock, tu dici un brutto scherzo a proposito della Reve. La sua espressione inizia a cambiare. La sua espressione inizia a cambiare. Io ricordo. Sorridente. Ecre, tu dici qualcosa come tu sei brutto, perché sei ancora vivo? Cosa? Tu non l'hai detto? Snowy. Oddio mio, questa è tipo la canzone di Snoop Dogg, però è entrata ma male. Ridi, tu ridi e continua a ridere, è così divertente, tu puoi fermarti. Le lacrime scendono dalla tua faccia. Cosa? Tu non lo fai? Snowy? Si potete prendere danno? Vabbè, non lo voglio provare neanche a prendere danno. Fare una tappa su Twitch è una brutta proposito della neve. La sua espressione cambia di nuovo. Grazie a te. Qui
dico, ti tu ce la buttava tutta a proposito della neve. Lei è completamente calma ora. Tu hai vinto 0 XP e 0 di oro. Ah, tu hai trovato una chiave blu nel terreno. Sembra un rifrigeratore. Sembra contenere qualche tipo di cosa. È un rifrigeratore, è vuoto. Il rifrigeratore tiene cioè c'è qualcosa dentro. E questo invece è vuoto. Quello che si muove stranamente non era l'amalgamet, che è strano, io mi ricordo fosse quello. Il giorno abbiamo messo. Cosa manca? Il blu, giusto? Che non mi ricordo mai dov'era. Quindi adesso cerchiamo un pochettino. E poi va bene. Sì, no, vi do fine di True Lab, ho deciso così. Potevo concludere anche prima. Era qui, non me lo ricordo, oddio, un vuoto. Però va bene. Sì, mi sembra che sia qui alla fine. Ok, perfetto. Clic, la chiave blu entra perfettamente. Ok, perfetto. Quindi è successo qualcosa di veramente sbagliato dopo gli esperimenti di Alphys. Veramente tanto sbagliato. Purtroppo non possiamo sapere cosa è esattamente successo. L'importante è che continuiamo ad andare in un certo senso, no? Ok, abbiamo già letto tutto, quindi dovrebbe essere a posto. Ok, è a posto. Entriamo qua dentro. Sembra che un altro elevatore ha perso il suo potere. Che quest'altro elevatore ha perso il suo potere. Sembra essere spento. Sembra essere spento. Ah, ecco qua. Sembra come questo controlla il potere degli elevatori, l'energia degli elevatori. Accenderlo? Sì. Oddio, quanto è creepy. Dobbiamo affrontare quattro insieme, eh? Ehi, fermi! Ciao Alphys! Ho preso a voi del cibo, qualche cibo, ok? Scusa a proposito di questo. Loro diventano un po' agitati quando non gli viene dato del cibo in tempo. Comunque, il potere se n'è andato e io ho provato a farlo tornare indietro. Ma sembra che tu sei un passo davanti a me. Questo è probabilmente un grande inconveniente per te. Ma io apprezzo che tu sia venuto qui per farmi tornare su. Come ho detto, io ero triste, io pensavo di non tornare indietro. Ma questo non è per causa di questi ragazzi o nulla. È solo che ero preoccupato di essere troppo in colpa, troppo abbattuto, per dire la verità. Quindi io pensavo di correre via o fare qualcosa, in modo codardo. Io penso che ti devo una spiegazione. Come tu probabilmente sai, Asgore mi ha chiesto di studiare la natura delle anime. Durante le mie ricerche io ho usato il potere che io ho chiamato determinazione. Ho iniettato questo dentro i mostri morenti, così che le loro anime potessero durare dopo la morte. Ma l'esperimento è fallito. Tu vedi, a contrario degli umani, i corpi dei mostri non hanno abbastanza sostanza fisica per prendere queste concentrazioni di determinazione. I loro corpi hanno iniziato a sciogliersi e a perdere quello che avevano di fisico. Molto presto, tutti questi soggetti si sono uniti dentro questi. Vedere loro così, lo so, io non potevo dire la verità alle loro famiglie. Io non potevo dire a ognuno a proposito di questo. Non importa quanto ognuno poteva chiedermelo, e io ero troppo abbattuta per fare qualsiasi altro lavoro, ero troppo triste per fare qualsiasi lavoro, sai. Ogni cosa che io ho fatto, ogni cosa che ho fatto arrivare così lontano è diventato così un orribile fallimento. Ma ora io ho cambiato la mia mente a proposito di questo. Io dirò la verità a proposito di cosa io ho fatto. Sarà difficile, essendo onesti, credere in me stesso. Io sono sicuro che ci sarà il tempo in cui dovrò combattere
Io sono sicuro che ci sia il tempo dove sbaglierò di nuovo, ma conoscendo nel profondo che io ho amici che mi aiuteranno, cioè che mi metteranno a tornare indietro dopo le cadute, io so che sarà un po' più facile stare con me stesso, stare, convivere con me stesso. Grazie a te. Dai, ragazzi. Il tempo per ognuno di tornare a casa. Ecco quello che è successo esattamente. Entrata numero 8, questa è rossa. Ho scelto un candidato. Non ho detto Duskord già, perché voglio sorprenderlo con questo. Nel centro del suo giardino c'è qualcosa di speciale. Il primo fiore d'oro che è cresciuto dopo tutti gli altri, prima di tutti gli altri. Il fiore da fuori. È apparso appena dopo che la regina se n'è andata. Io penso, cosa succede se qualcuno, quando qualcuno senza un'anima ottiene il volere di vivere? Entrata numero 18. Il fiore è andato. Ring. È una voce che tu non hai mai sentito prima. Cara, sei tu qui? È un bel po' di tempo, no? Ma tu hai lavorato bene. Grazie a te, ognuno che è caduto in questo posto. Cara, ci si vede? La porta è chiusa con delle liane. E non c'è punto di salvataggio. Ma qua da allenare è tutto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio. Ciao!